Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, sono appena tornato dal lavoro, c'è un pacco che mi aspetta. In realtà oggi è mercoledì, mi sta aspettando ben da lunedì. Doveva arrivarmi sabato scorso, ma siccome non era a casa l'ho fatto posticipare. E quindi niente, lo vedete di venerdì, però sappiate che lo sto registrando all'ultimo. Da Amazon, perché era solo lì. Amazon ora ha preso a spedire in sti pacchetti del cazzo proprio. Cioè, sono ultra fini. Spero che sia arrivato intatto dentro. È un 45 giri, potevate aver immaginato, ma tanto l'avete visto dal titolo. Quello di Willy Peyote, che un anno fa praticamente, l'avevano spedito nel pacchetto antistress per i 45 giri, cioè più piccolino. Quello di Rancore non mi ricordo, ma mi sa anche quello qui dentro e questo qua, che è il solito che usano per spedire i CD, e i CD come arrivano? Distrutti. Cioè, ne avevo preso uno su Amazon e mi è arrivato rotto. Ho visto altri che è successo, cioè poi ho preso altri CD, ma quelli erano in un pacco più grosso, quindi erano a posto. Direi di aprirlo. L'ho comprato in preordine un mesetto fa più o meno. Ed è il 45 giri di Tananai. Qui dentro non c'è altro. No, dai, ok, è arrivato in condizioni ottime, meno male. I due singoli portati a Sanremo che sono Sesso Occasionale e, ah, l'ha scritto di qua, Comincia tu. L'autografo Tananai, pensandoci, scritto Tananai è tutto uguale, infatti sembra un elettrocardiogramma di qualcuno che sta molto male. E riferito all'elettrocardiogramma c'è il cuoricino. Devo dire che rende bene. La copertina, cioè il packaging, è uno spettacolo, ovviamente rappresenta un preservativo, Sesso Occasionale. Comincia tu a far l'amore, comincia tu, la canzone della Carrà. Ah, prodotta da Tananai e D-Whale. D-Whale non è quello che fa con Fedez. È infatti Davide Simonetta. Io la prima volta che ho sentito parlare di Tananai era nel disco di Fedez. Non so da dove sia uscito lui. Dietro ci sono anche i crediti. Testo e musica, Alberto Cotta Ramusino, che dovrebbe essere Tananai, immagino. Davide Simonetta, che è D-Whale. Poi Paolo Antonacci e tutto un po'. Invece in Comincia tu, testo di Daniele Pace, che non so chi sia, Gianni Boncompagni, che non so chi sia, Alberto Cotta Ramusino, che come ho detto prima dovrebbe essere Tananai, Manuel Franco Rocati, che è Rosa. Rosa, se fosse stato in America, si sarebbe chiamato Franco West, no? Direi di aprirlo, si può aprire tranquillamente così. Ok. Buttiamo il cellophane che non serve più. Ah, il vinile dentro penso sia nero, adesso vediamo. Comunque, questa ve l'ho già fatta vedere, dietro qui in alto c'è il bacio, infatti tutte le copie sono autografate e baciate, cosa che aveva fatto anche Achille Lauro nel picture disc di 1969, Achille Heidelberg, che non avevo preso, se vi ricordate. Infatti ho detto, va, visto che c'è, prendiamolo. In realtà c'è il video, almeno aveva pubblicato il video in cui le baciava, all'interno il vinile, super semplice, col centrino tutto arancione, qua non riprende il preservativo, nero, Tananai, Sesso Occasionale, lato A, Comincia tu, lato B. Dentro non c'è nient'altro, è molto semplice, costa 16,17 euro, che praticamente è quanto quello di Willy Peyote e anche di Rancore. Poi vabbè, quello di Rancore è tipo ancora disponibile adesso dopo 2 anni. L'unica differenza che ho notato adesso è che questo era in celofanato, invece gli altri avevano, ad esempio questo qua, aveva la bustina, diciamo, non era sigillato di base e aveva la bustina. Vabbè, come prezzo può essere tanto per un 45 giri, però è quanto ho pagato anche gli altri, cioè quello di Clever Gold Murubutu li ho pagati 20. Cosa dite, ci diamo un ascolto? Visto che comunque dovrò arrivare al minutaggio per guadagnare, per fargli vedere le pubblicità, visto che adesso ho anche il giradischi. Sesso Occasionale, iniziamo da questa. Ovviamente voi vedrete poco perché è qui. Prima di farlo partire vi dico un attimo cosa ne penso. Entrambe le canzoni mi sono piaciute, cioè normali, non quelle che mi ascolto di continuo, però non mi sono dispiaciute, dai. Quella con Rosa Chemical, quando l'ho sentita in diretta all'Arison, ho detto no, cioè fuori di testa che porta un testo del genere facendo un tributo alla Carrà, cioè molto rischioso. Infatti secondo me non è piaciuta molto ai boomer, diciamo. È stato molto azzardato secondo me. Sesso Occasionale, carina.
me la sono riascoltata anche prima apposta per avere un'idea più chiara, più E un'altra canzone che ho riscoperto ora, che in realtà è del 2021, Baby God Damn, che non è che mi faccia impazzire, non è che l'ho ascoltata la prima volta oggi perché l'avevo sentita nei video di Instagram. Però sono quelle canzoni, sai, che ti ascolto ogni tanto, orecchiabili, carine, che ti fanno prendere abbastanza bene. Ma soprattutto questo l'ho preso per il packaging, perché cioè è troppo bello che ricorda un preservativo così, con la data di scadenza a febbraio 2025, quindi tra 3 anni, ma febbraio soprattutto è quando è uscita la canzone effettivamente, il lotto, che non so se vuol dire qualcosa magari, poi proprio le pieghe, il gioco di luce, la parte ruvida, la forma che si vede, proprio fatto benissimo come packaging. Addirittura c'è il logo CE. Il 45 giri poteva essere fatto in un modo che sarebbe stato... Lo tolgo un attimo perché... Il 45 giri, se volevamo proprio fare il packaging perfetto, il packaging della vita, potevamo farlo a preservativo, cioè nel vero senso della parola. Quindi o il centrino con una foto del preservativo arrotolato con la puntina, oppure quello sarebbe stato molto più difficile, fare una specie di picture disc, ma quello, cioè, sarebbe stato inutile per un 45 giri. Non mi ricordo dove ho parcheggiato, l'ho aspettato, no. È molto ritmata, molto da Sanremo, effettivamente, cioè... Come ritmo da Sanremo, come testo e come concept e artista. Dai, è carina. Cioè, è proprio da radio anche. Quest'estate potrebbe andare tantissimo, non so. Vabbè, tutta così direi di passare al lato B. Qua hanno ripreso la base della canzone originale, l'hanno un po' modificata se non ricordo male. Poi Tananai ha ripreso molto di più il testo originale, mentre Franco Rosa ha fatto tutta la strofa diversa praticamente. Ve la farei sentire tutta, ma copyright qua. Poi è bello che sono legate comunque le due tracce, Sesso Occasionale, A far l'amore comincia tu. Qua ho detto, è partito serio. Poi... E vabbè. Ti rimorchio su LinkedIn, ma cosa gli vuoi dire? Cioè, dai, ma come ti viene in mente una roba del genere? Due che si presentano sul palco dell'Ariston, che è proprio il palco dei bigotti praticamente, del 1500 più o meno. Mezzi truccati, con lo smalto, molto vestiti fluidi, passatemi il termine perché non sono proprio fluidi, cioè... Poi ci sono stati già anche Achille Lauro, Damiano, i Maneskin e tutto un po' che comunque hanno portato questa roba qua. Ma soprattutto Rosa che inizia a toccare tutto Tananai girandogli intorno, per poi cantare partendo... serio, tipo Bohème, e cambiando, non posso essere il suo ragazzo perché oggi sono la sua ragazza. Poi trovare l'amore è un lavoro, ti rimorchio su LinkedIn. Ma come cazzo ti è venuta in mente, mi chiedo. Comunque niente, mi è piaciuta, dai, quella proprio mi fa prendere bene. Niente, quindi questo era il 45 giri, che ho comprato soprattutto anche per il fatto che c'è Rosa Chemical, perché ho detto, ho preso i due CD, visto che è un vinile in cui c'è, non esistono vinili di Rosa Chemical, ho detto, beh, lo prendo. Proverò un po' a riascoltare anche Tananai e vedere un po' com'è. A livello estetico sono molto soddisfatto. Se lo ascolterò penso quasi mai. È più per collezione, per bellezza e per farci il video. Quindi niente, lasciate mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, commentate dicendomi cosa ne pensate delle due canzoni, del vinile, se l'avete comprato. Se non l'avete comprato c'è il link in descrizione di Amazon, se c'è ancora. Ci vediamo al prossimo video, ciao!